Amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Demitat, per chi non mi conoscesse, mi occupo di Genshin e di Gacha Games. E oggi, in questo periodo di stallo di Genshin Impact, vi propongo un sacco di video nuovi sui gacha in entrata, che capitano veramente a fagiolo. Inizierei proprio dalla bomba, che vi sgancio chiaramente di lunedì per tirarci un pochino su di morale. Ebbene sì, nell'universo Oyoverse si aggiunge un altro titolo. Sigla. In primis, almeno per me, abbiamo conosciuto Genshin Impact, ma molti di voi conoscevano già il titolo di Honkai Impact. Si è aggiunto poi Tears of Themis, c'è anche Girl Guns ZS, però un gioco che ho scaricato sempre della casa MiHoYo, pesante, veramente pesante, un accidente. E per fortuna l'ho disinstallato, insomma niente di che, era uno sparatutto tipo, un RPG, un po' di roba confusionaria, quindi non lo menziono neanche. E infine arriva questo titolo, ve lo faccio vedere, siamo sulla pagina ufficiale, si chiama Zona Zero Zenless, vabbè, lo leggiamo direttamente in inglese perché ho tradotto tutto in automatico. Zenless Zone Zero, ZZZ, un nuovo titolo della casa di mamma Oyo, ma la sorpresa delle sorprese, raga, è che il Day One è annunciato per il 13 maggio 2022, cioè praticamente a distanza di pochi giorni proveremo questo titolo. E ne approfitto per dirvi, io tutti i gacha al day one li porto sempre come test, insomma, nei gacha try sul sito Viola. Quindi se siete curiosi, interessati, eccetera, vi invito a seguirmi live. Sono live tutti i giorni alle 14, qualche live extra anche alle 21. Ma insomma, per sapere sempre cosa porto, cosa non porto, vi invito non solo a seguirmi sul sito Viola, ma anche sugli altri social che trovate in descrizione, in particolare Instagram. Perché su Instagram e Discord, dove trovate tutta la community farmosa, eccetera, trovate la schedule settimanale e quindi sapete sempre esattamente quando sono live, cosa porto, se c'è qualche eccezione, se c'è qualche live extra magari. Quindi detto questo, andiamo ad analizzare questo bellissimo titolo. Ho raccolto un po' di informazioni in giro. Secondo le informazioni che sono riuscita a raccogliere, questo titolo vi annuncio che avrà sì delle meccaniche gacha, ma sarà uno sparatutto in terza persona. Non ci sono ancora trailer ufficiali, purtroppo non possiamo analizzare ancora nulla, ho giusto raccolto qualche informazione a destra e manca cercando di portare a casa qualche notizia. L'unica cosa certa che abbiamo è il suo sito ufficiale, un sito che hanno creato per il countdown del gioco, che trovate appunto qui. Intanto la pagina Twitter è quella che vi ho fatto vedere, quindi trovate il link senza nessun tipo di problema. E questa è la pagina che troviamo davanti a noi. In alto abbiamo un orologio che scorre all'indietro nel tempo. Io credo che siano forse le ore mancanti per la prossima spunta del giorno, non lo so. Abbiamo un calendario qui, cliccabile. Abbiamo delle manopole cliccabili e abbiamo sotto quello che sembrerebbe essere un videoregistratore. Vi annuncio già che i trailer, mini video che possiamo vedere in questa schermata sono sia in inglese sia in cinese. Innanzitutto questo è il calendario, appunto cliccabile. Oggi è il dei 9, forse siamo qui perché oggi è 9, sto registrando appunto oggi, il video uscirà oggi, quindi siamo in tema. E il day one sarà venerdì 13, che bella giornata, venerdì 13 per iniziare un gacha. Ma comunque, noi venerdì saremo online, lo proveremo, lo testeremo, lo studieremo e vedremo se ci piace oppure no. Non sono molto affine agli sparatutto, mi piacevano forse un po' di tempo fa, adesso non lo so. Quindi potrebbe essere forse per me la svolta, potrebbe essere un return back a quella che era la mia passione iniziale che poi ho abbandonato nel tempo, chi lo sa. Potrebbe essere anche una cagata, insomma. E ritornando invece a quella che è la televisione, possiamo muovere le manopole. Muovendole, comparirà un trailer. Ora, voglio cercare di farvi sentire un minimo. Ecco, abbiamo un video. Cioè degli sprazzi di video, perché poi alla fine non è che abbiamo un vero e proprio video da commentare. C'è questa voce fuori campo che ci dice: guarda, è successo un disastro, abbiamo bisogno di te. Insomma, anche la trama è parecchio vaga. Sappiamo semplicemente che c'è
stata questa catastrofe, chiamiamola così tra virgolette, e abbiamo degli sprazzi qui e lì di immagini. Mette parecchio hype, devo dire, questo sistema, ma parecchio. Continuando a cliccare le manopole, abbiamo il canale 5 e forse il 2. Il 2. Breaking news. Abbiamo gli unici due canali che sono questi. Riusciamo a sentire qualcosina, ma l'immagine è piuttosto fissa e non riusciamo ad avere altre informazioni in merito. Continuando a girare, vediamo cosa succede. No, è sempre il 2, quindi gli unici canali a disposizione sono il 5 e il 2. Però vediamo che già manovrando un po' di cosine ci ha spuntato il 9. Quindi effettivamente era la news del giorno. E ci sono infatti questi mini video ogni giorno. Quindi anche domani ce ne sarà un altro, anche l'11 ce ne sarà un altro, il 12, fino al 13 che è il day one. Io sono particolarmente in hype. Sarà perché comunque in questo periodo devono uscire tanti giochi belli, tanti gacha, ho un sacco di video da far uscire, bomba che vedrete questa settimana, news su Star Rail, insomma ne abbiamo di ogni. E quindi questa stasi di Genshin Impact a noi non tocca più di tanto perché abbiamo tante cose da fare. Qui come vediamo abbiamo la voce in inglese e la voce in cinese. Nel frattempo ho provato a cliccare un pochino in giro per vedere se avessi missato qualcosina, ma non mi sembra. Sto cliccando un pochino dappertutto, anche per esempio qui ho la famosa cassetta, i tasti, però no, non riesco a tirar fuori qualche altra informazione, quindi no, posso assicurarvi che le uniche cose cliccabili sono appunto il calendario e le due manopole che abbiamo visto prima, che abbiamo girato tra l'altro. E proviamo a fare una combinazione delle due magari. Ma mi sa che escono... No, no, riusciamo a tirare fuori sempre gli stessi canali, quindi no. È inutile, è inutile. Quindi, detto questo, possiamo analizzare l'ambientazione. Trattandosi appunto di un videoregistratore, quindi VHS, cassette appunto, il televisore un po' datato, le casse dietro, io direi che si... possiamo dire... anni 80, anni 70, 80, già 90 mi sembra più recente. E mi fa pensare agli anni 80 al fatto che la televisione possa essere a colori. Sì, mi riferisco all'Italia, poi dobbiamo vedere un pochino nel mondo, non so quando è nata la televisione a colori nel mondo, ma credo più o meno orientativamente 70-80. E me lo fa credere proprio questa, la breaking news, insomma, che vediamo sul secondo canale, appunto a colori, anche dai poster, insomma, dal tipo di orologio. Io penso che l'ambientazione possa essere, facciamo anni 70-80, manteniamoci larghi con i tempi, quindi un salto nel passato, fondamentalmente un salto nel passato. Quindi boh, anche le ambientazioni possono essere nel passato, ed è molto strano perché Honkai è estremamente futuristico, Tears of Themis è, boh, moderno, io lo indicherei come, boh, moderno, sono tutti vestiti in maniera casual, le ambientazioni sono le nostre, i giorni nostri, insomma. Per quanto riguarda Genshin, a tratti mi sembra quasi un mondo fantasy a parte, senza veramente una collocazione temporale, a volte mi sembra moderno, a volte mi sembra antico. Genshin ha un'ambientazione fantasy fondamentalmente, questo invece un'ambientazione ce l'ha ed è anche piuttosto chiara. Vediamo cosa succede. Detto questo è tutto ciò che abbiamo potuto raccogliere da Zenless Zone Zero. ZZZ, appunto, il nuovo titolo della casa Oyo. Io sono curiosa di sapere voi che cosa ne pensate, se siete in hype. Quindi vi rinnovo l'invito a venire in live, non solo il 13, in realtà anche domani ho un nuovissimo gacha try day one. E domani vi faccio uscire il video appunto prima della live, così vi spiego un pochino di cose. Quindi noi ci vediamo il 13, sicuramente se siete interessati a ZZZ, mi raccomando di nuovo fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete raccolto qualsiasi altra informazione ci scambiamo pareri tra di noi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciatemi un like, super importantissimo per far crescere il canale, e soprattutto iscrivetevi attivando la campanella per non perdere tutti i prossimi video. E vi ripeto, questa settimana ce ne sono di belli, secondo me, veramente di belli. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, mi raccomando non dimenticate tutti i link in descrizione, vi mando un bacio, farmate sempre
e sculate sempre. Bye!